Mentre in Piemonte e in altre parti d'Italia temi come siccità e crisi idrica sono entrate prepotentemente nell'agenda politica e mediatica con il susseguirsi di ordinanze comunali volte al risparmio idrico e l'attesa da parte della Regione Piemonte per lo stato di emergenza richiesto, l'Università di Torino continua nel suo studio sulle acque, le sue dinamiche e la sua protezione. Abbiamo incontrato presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino la dottoressa Manuela Lasagna, che da anni studia la preziosa risorsa delle acque sotterranee, in particolare nella loro relazione con il cambiamento climatico e l'azione antropica. Di formazione sono geologa, quindi mi occupo delle scienze della terra e poi ho scelto di specializzarmi nell'idrogeologia, quindi lo studio delle acque sotterranee, perché sono una risorsa molto importante che va preservata e quindi c'è una disciplina apposta che studia dove trovare le acque sotterranee, come poterle utilizzare, come razionalizzare il loro utilizzo, come proteggerla soprattutto da cambiamento climatico piuttosto che da eventuali contaminazioni antropiche dell'uomo. E quello che vediamo e che ci dicono anche i colleghi climatologi è che nel futuro, già adesso ma ancora di più nel futuro, avremo lunghi periodi di siccità alternati a periodi con forti precipitazioni e questo non aiuta la ricarica, perché quando abbiamo la siccità non abbiamo acqua che si infiltra e poi abbiamo dei periodi molto molto brevi in cui abbiamo precipitazioni molto intense che potrebbero anche portare ad alluvioni. E l'acqua fa fatica in questo caso a infiltrarsi nel sottosuolo che, come dicevi, è molto secco, quindi difficilmente, solo una piccola parte riesce a infiltrarsi, la maggior parte ruscella, cioè scorre via e va nei corsi d'acqua che appunto vanno in piena e poi esondano. In Piemonte, parliamo del Piemonte, oltre il 90% delle acque legate alla distribuzione potabile viene dalle acque sotterranee che al momento presentano ancora una buona quantità e quindi sono più resilienti al cambiamento climatico. Importante però conoscerle bene queste risorse, perché per poter in futuro capire come razionalizzare e utilizzare al meglio questa risorsa idrica per non rimanere anche in assenza di acque sotterranee bisogna assolutamente conoscere e conoscere la loro dinamica, quindi come si comportano anche in questi contesti di variazione climatica. Ma la scarsità delle precipitazioni e la loro distribuzione non è l'unico problema delle acque sotterranee, che vedono nella contaminazione un'altra seria minaccia. Noi abbiamo studiato moltissimo i rapporti fra le attività dell'uomo e le contaminazioni delle acque sotterranee, soprattutto nelle aree di pianura, dove ormai, soprattutto in Piemonte, nel torinese, è quasi tutto antropizzato e le risorse sotterranee risentono tantissimo di questa situazione. Infatti larga parte delle acque sotterranee della pianura torinese e cuneese sono fortemente contaminate, soprattutto da nitrati, che è uno dei contaminanti che proprio a livello europeo è quello che dà maggiori impatti, perché è essenzialmente legato ad attività su larga scala come ad esempio l'agricoltura. Quindi le prime acque che troviamo nel sottosuolo sono molto contaminate. Per fortuna le acque si trovano a diverse profondità, fino a centinaia di metri, 100-200 metri, poi in funzione della zona, e quelle più profonde invece sono maggiormente protette e quindi hanno una buona quantità e una buona qualità. Per quanto riguarda la salvaguardia e l'alimentazione delle acque sotterranee, oltre alla riduzione di qualsiasi tipo di spreco, esistono a livello internazionale delle soluzioni già sperimentate per ottimizzare le scarse risorse. Ci sono diverse tematiche, diverse possibilità che possono essere affrontate. Accanto al cambiare la politica di utilizzo dell'acqua, quindi razionalizzarla e non sprecarla, ci sono delle tecniche innovative che a livello internazionale sono già state messe in atto e sperimentate, come ad esempio la ricarica artificiale. Quindi si creano come delle piscine, delle larghe piscine in cui quando c'è la precipitazione l'acqua rimane accumulata all'interno di queste piscine e anche quando c'è carenza di precipitazione lei tende ad infiltrarsi nel sottosuolo. E abbiamo la fortuna che le acque sotterranee sono di buonissima qualità quasi dappertutto quando non c'è il problema delle contaminazioni antropiche, perché il sottosuolo fa da filtro, quindi è un filtro naturale a piccole contaminazioni da virus e batteri. Altro problema per l'agricoltura, che trae la quasi totalità delle sue risorse dalle acque di superficie ed è quindi in grande sofferenza. In Piemonte l'agricoltura utilizza per la quasi totalità acqua superficiale per l'irrigazione, ad esempio nelle zone del Novarese e del Vercellese, dove abbiamo l'allagamento delle risaie, tutta l'acqua viene derivata attraverso dei canali dai corsi d'acqua principali.
Per quanto riguarda invece la zona più vicino al torinese, il cuneese, abbiamo grandissime estensioni di coltivazioni di mais, che è una pianta molto idroesigente, quindi richiede una grande quantità d'acqua, e attualmente anche le pratiche di irrigazione non vanno a razionalizzare questa risorsa, perché nella maggior parte dei casi l'acqua viene dispersa direttamente nei campi, quindi soggetta a forte evapotraspirazione. Quindi, pur non essendo agronoma, penso che per il futuro bisognerà studiare delle tecniche di irrigazione che già esistono, ma solo bisognerà metterle in pratica per evitare la dispersione di queste acque se vogliamo continuare a avere le stesse colture nelle stesse zone, oppure anche eventualmente cambiare tipologia di coltura agricola, se questo può aiutarci ad adattarci a questa carenza idrica. E mentre la politica ha il compito di trovare i giusti strumenti per la gestione dell'acqua, la ricerca trova nuovi orizzonti di ricerca e nuovi importanti interrogativi a cui rispondere. Allora, sicuramente la ricerca idrica e la conoscenza della disponibilità e della distribuzione delle acque sotterranee è comunque centrale, non solo in Italia ma per tutti i paesi anche del terzo mondo, dove la carenza idrica si fa sentire ancora di più perché il clima diventa sempre più arido. Siamo comunque anche moltissimo interessati alla valutazione dei nuovi contaminanti. Si parla di contaminanti emergenti che una volta non si trovavano nelle acque sotterranee e che invece sempre di più si trovano. Microplastiche, ad esempio, sostanze legate alla dispersione di detergenti, di bagnoschiuma, di dentifrici piuttosto che di medicinali. Attualmente non siamo ancora in grado di dire se queste piccole concentrazioni possono provocare dei danni alla salute dell'uomo, ma sicuramente merita attenzione. E poi studiare come il cambiamento climatico impatta l'acqua. In questo momento da recenti studi è stato dimostrato come negli ultimi 20 anni la temperatura è cresciuta anche di oltre 1,5 gradi e anche la temperatura delle acque sotterranee sta aumentando, anche se in maniera meno evidente, comunque anch'essa ha lo stesso trend. Quindi capire cosa questo può portare. Noi immaginiamo che questo potrà portare una proliferazione di batteri e di virus naturalmente presenti nelle acque sotterranee, che ben stanno con un aumento della temperatura.